In un post su Facebook, il sindaco di Novi, Giampaolo Cabella, sottolinea il numero di interventi dei vigili urbani in questo periodo di Covid, da quando, dopo il nuovo DPCM, le attività di controllo, prima riservate solo alle forze della polizia e dei carabinieri, sono state allargate anche alla polizia municipale. Nel mese di ottobre, dichiara il sindaco nel post, sono stati effettuati 242 controlli su persone e 71 sulle attività. In questa prima parte di novembre si sono ribaditi i numeri con 273 sulle persone e 60 sulle attività. Purtroppo però i cittadini lamentano come le misure anti-Covid non siano così esaurienti. Ad esempio, il sistema adottato per gli uffici postali crea assembramenti incredibili, oltre che lunghe attese davanti alle poste. Allo stesso modo, il mercato alimentare di Via Garibaldi è sempre più preso d'assalto. Così come ci sono attività che stanno aperte creano dei problemi su quelle che sono le indicazioni per combattere il Covid, appunto gli assembramenti, ci sono invece attività che già nel primo lockdown hanno chiuso, attività che davano dei servizi importanti per la città, come ad esempio l'ufficio delle riscossioni, dell'ufficio delle entrate, l'ex Equitalia per capirci, e che ha chiuso allora e da allora non ha più riaperto. Il timore della comunità qual è? È quello che anche quando terminerà questa epidemia, speriamo presto, prima possibile, l'ufficio rimarrà chiuso. Crea problemi perché sì che ci sono i centralini, però per molte attività, per molte richieste, per molte funzioni è necessaria la presenza, quindi di conseguenza ci si dovrà spostare magari nel capoluogo di provincia, quindi ad Alessandria. La speranza dei contribuenti è che questo non accada. Lo stesso problema si crea su tante altre attività che non sono magari servizi pubblici, ma che comunque davano alla comunità tutta una serie di possibilità, di opportunità. E tra questi il gran numero di commercianti che già hanno chiuso e gran parte di quelli che stanno valutando la chiusura, e per cui ci si troverà con una città in parte deserta. Questo avrà delle ripercussioni anche su altri settori. Basti vedere i cartelloni pubblicitari dove non sono più presenti i manifesti oppure sono antichi, per cui tutta la catena del mondo della pubblicità rivolto al sostegno dell'economia e del commercio si troverà in grande crisi, in gran parte anche in questo caso hanno chiuso. Di conseguenza una marea di negozi, di capannoni, di spazi sfitti, e questo si allarga un po' a tutto quello che è il mondo immobiliare, che era già in crisi prima del Covid, ma che in questa occasione si ritrova a dover combattere con una economia che non ha futuro e con preoccupazioni di altro genere. L'unica cosa nel mondo immobiliare che in questo momento si sta muovendo sono quegli appartamenti, quelle case con un po' di giardino, con un grande terrazzo, perché la gente sta cercando di affittare quel tipo di appartamenti, perché la chiusura, il lockdown naturalmente richiede all'individuo, alla persona, la necessità di avere spazi aperti, per cui le uniche richieste che hanno sono quelle, ma come si suol dire nel gergo del commercio, per il resto non si batte chiodo. Così, mentre il mondo va avanti con anche a Novi, con naturalmente tutto quello che riguarda il settore sanitario, con i tamponi e tutte, diciamo, le attività che stanno lottando per interrompere
questa epidemia, l'economia sta attraversando veramente un momento difficile. E sempre su Facebook è possibile trovare tanti appelli da parte delle persone, da commercianti, ma soprattutto da cittadini, che danno come soluzione per ora quella di evitare magari di comprare sulle grandi holding degli e-commerce che sono presenti su internet e dedicarsi piuttosto al delivery dietro casa, cioè andare a ordinare, alzare il telefono e chiamare le piccole attività che fanno servizio a domicilio in città. Per cui un consiglio che diamo anche noi: ascoltiamoli e diamo un aiuto alla nostra comunità in questa.